Non so perché tutto è cominciato. Non mi sono mai dato nessuna risposta. Se conoscessi le vere ragioni, le ragioni reali per cui tutto è cominciato, prima ancora che cominciasse, non avrei probabilmente fatto nulla di tutto questo. Sì, ho dei rimorsi, ma non sono sicuro io stesso che siano profondi quanto dovrebbero. Anzi, mi sono sempre domandato perché ho l'impressione di non sentire più nulla. Tra il 1978 e il 1991, Jeffrey Dahmer uccide per 17 volte. La sua prima vittima la fa che ha soltanto 18 anni. È un serial killer che poteva e doveva essere fermato prima, se non fossero stati commessi errori da parte degli investigatori. Errori clamorosi. 22 luglio 1991, Milwaukee, pomeriggio. Una giornata afosa. Un uomo si aggira in un centro commerciale. È Jeffrey Dahmer. Ha mangiato una pizza e bevuto qualche birra. Sta tornando a casa quando incontra tre ragazzi di colore. Con uno di loro ha già scambiato due chiacchiere qualche settimana prima. Parlando con i ragazzi, Dahmer racconta che si annoia e offre $100 a chi vorrà tenergli compagnia. Soltanto compagnia. Uno dei ragazzi accetta. Il suo nome è Tracy Edwards. Prendono un taxi, ma Dahmer non si fa portare all'Ambassador Hotel, dove, mentendo, ha detto di abitare. Chiede al tassista di fermarsi sulla 25esima strada, in periferia. È qui che ora vive Jeffrey Dahmer. Casa Dahmer. Un ambiente ordinato, pulito. Ma c'è qualcosa di strano. Su tutto un odore nauseante. Sul pavimento ci sono alcuni scatoloni. Dentro contenitori di acido muriatico. Dahmer dice a Tracy Edwards di usare l'acido per pulire. Tracy Edwards è già pentito di aver accettato quello strano invito. Cerca di stare calmo. Chiede una birra e Dahmer gli dice che può prenderne una nel frigorifero. Poi, mentre l'altro gli dà le spalle, a sorpresa lo ammanetta. Edwards è terrorizzato. Chiede spiegazioni. Dahmer gli risponde che sta scherzando e che le chiavi delle manette sono in camera da letto. Edwards si mostra condiscendente perché Dahmer ha a portata di mano un grosso coltello da cucina. È spaventato. Si guarda intorno, poster di uomini nudi alle pareti e poco più in là un grosso barile blu. Mi ha ordinato di stendermi a terra, faccia in giù, e di mettere le mani dietro la schiena. Poi è cambiato, è diventato ancora più aggressivo. Il ragazzo dice che accetterà di farsi fotografare, ma ad una condizione: deve mettere via il coltello. Poi promette che andrà in bagno e si spoglierà. E per dimostrare che intende collaborare si toglie la camicia. Mi ha detto che se non facevo quello che mi diceva mi uccideva. Ma improvvisamente qualcosa cambia. Dahmer è rilassato, quasi assente. Con voce calma, quasi amichevole, chiede a Edwards di stendersi sul letto e poggia la sua testa sul petto del ragazzo. Poi si è steso di traverso su di me e ha appoggiato la testa sul mio petto. Mentre ascoltava i battiti del mio cuore, mi ha detto che lo avrebbe mangiato. Dahmer ora è rilassato, trans. È qui che Tracy Edwards inizia a pensare alla fuga. Ad un tratto ha smesso di prestarmi attenzione. Ha iniziato a canticchiare, dondolando avanti e indietro. Ho detto che dovevo andare in bagno e lui non mi ha seguito. In un attimo mi sono alzato, l'ho colpito e sono fuggito. Tracy Edwards sta per uscire dall'appartamento quando Dahmer gli afferra un braccio. Con uno scossone il ragazzo si libera e corre in strada il più velocemente possibile. Sono le 23:30, è notte.
Una macchina della polizia raggiunge l'angolo tra Kilbour Avenue e la 25esima strada. Per Tracy Edwards è come un miraggio. Si avvicina agli agenti, chiede che gli tolgano le manette, ma i poliziotti non ci riescono. Allora i tre vanno verso casa di Dahmer. Dahmer li invita ad entrare. All'inizio è disposto a collaborare. Dichiara di lavorare come miscelatore presso la fabbrica di cioccolato Ambrosia in centro. Riconosce di aver messo le manette a Edwards, ma non sa dire perché. Dice agli agenti che le chiavi delle manette sono in camera da letto. Uno dei due poliziotti nota subito il grosso coltello sotto il letto e decine di polaroid con uomini nudi. Tra questi anche fotografie di cadaveri fatti a pezzi e che sono state scattate proprio in quella stessa casa. Quando poi, continuando la perquisizione, gli agenti aprono il frigo, fanno una terribile scoperta. Una scatola di cartone e dentro la testa mozzata di un uomo di colore. In questo modo termina la carriera di serial killer di Jeffrey Dahmer. Nella sua casa gli investigatori trovano i resti scheletrizzati delle sue vittime, parti del corpo conservate nel congelatore. Jeffrey Dahmer, che da qui in avanti verrà chiamato il mostro di Milwaukee, ha certamente superato la linea d'ombra. È da poco passata la mezzanotte. Oxford Apartments, interno 213, 25esima strada, quartiere abitato da famiglie di neri e asiatici. Dahmer è uno dei pochi bianchi. La sua casa è come un fortino blindato, doppie serrature e un rudimentale sistema d'allarme, pochi mobili, un piccolo salotto, un divano e una poltrona. Alle pareti, fotografie e poster di nudi maschili. In un angolo, un frigorifero e un grosso congelatore. Un breve corridoio porta al bagno e alla camera da letto.